Ciao a tutti ragazzi, eccoci con la terza parte di questa versione demo speciale e speriamo di finirla al più presto. No, anzi, se io non vorrei mai finirla al più presto, però dico, vabbè, già la terza parte, minchia, quanto dura. Allora, ci incontriamo di nuovo, è la quinta volta, vero? Esatto, per noi è la terza parte, però per te è la quinta volta. Allora, a proposito, volevo dirti che puoi usare la Mega Evoluzione una sola volta durante il turno lotto. Quindi ci fa una sorta di, come si può dire, è come un train, una pratica, diciamo, in cui ci spiega tutte le cose. Allora, il regalo ce l'ha già dato. Anzi, non mi ricordo, chi è questa? Il professore? Ciao, per caso hai per caso visto Shroomish da queste parti? A Ferruggipoli, quindi questo è uno che mi dice che devo andare a Ferruggipoli prima o poi, dargli un cacchio di Shroomish. Vediamo che non si vede bene come prima e non mi piace sta cosa. Allora, oh, una bacca, cosa fa sta? Ho già perso la strada, sì. Mi ricordo più dove devo andare. Perfetto. Il bello della diretta. Vediamo se c'è qualcuno nuovo. Ci sembra Fiammetta lì che ci aspetta, o il Team Magma o chi che sia. Ok, ci sono un gruppo di ragazzi adesso in bikini, pronti per andare al mare. Quindi qui sono dei sub o pescatori. Sub saranno. Mi ricordo c'era proprio la modalità, la tipologia, anzi, di ragazzo nuotatore, quindi magari sono di quella tipologia. Andiamo avanti, allora parliamo con Rocco. Che dire, qua non mi fa ancora entrare? No, vediamo se mi fa entrare adesso da questo. No, ancora il, non mi ricordo come si chiamava il coso per entrare, cioè per far vedere i Kecleon. Allora, vediamo i nostri regali che sono aumentati. Allora, sempre stati i Pokéball e Glali. Andiamo, dai. Una lettera di sfida ho ricevuto. Vediamo. Sarà vera. Penso che sarà vera. Qua vogliamo oltre i cieli dell'avventura. Ok. Ok, l'allenatore che ha inviato la lettera di sfida potrebbe trovarsi da queste parti. Potrebbe, di sicuro non si troverà da queste parti. Vabbè, siamo in una parte in cui si può entrare solo da questa parte, quindi entriamo nella grotta. Potrebbe, forse. Forse è quella lì, forse. Forse, forse. Non è che esce qualche Pokémon bello da vedere, no, eh? No. Non è una grotta in cui spawnano Pokémon. Brutta cosa. E andiamo, questo è uno di quelli, come che si chiamano, di quelli forti forti. Vediamo se viene scritto, che non me lo ricordo. Sì, è uno di quelli specialista. Eccolo qua. Un Hariyama ancora, che prima ci ha dato un po' di filo da torcere questo Hariyama. E utilizziamo però ancora Glalie. Potremmo andare con un Marsh Stomp oppure con un... non lo so, dai, usiamo Swampert, no Marsh Stomp, che magari è un po' più forte di Glalie contro questo Hariyama, perché le Mostelotta ci fanno un po' paura, un pochettino paura. Ecco, perfetto, ci ha fatto subito un Turbine, ci ha lanciato che cosa, e ci fa entrare con un Mega Sceptile, cioè Sceptile, che diventerà presto un Mega Sceptile, che con Radicalbero magari riesco a fare qualcosa. Strafigo Mega Sceptile. Non so se ha preso, come dicevo nell'altro video, la tipologia drago, però è davvero figo. Mi dispiace per lo specialista, ma qua non ci ha potuto fare niente. Ho trovato forse un layout che tiene tutti, cioè una visione che tiene tutto. Non ho visto che cazzo. Vabbè, riproviamo con Swampert.
cioè stavo dicendo un'inquadratura che riprende tutto un layout che non c'ha spazi neri in giro. È anche abbastanza bello da vedere così. Eccolo Swampert, che non possiamo fare più diventare mega. E ovviamente qua troviamo un altro Shwellow. Credo che con un idrocannone lo possiamo far fuori. Swello. Bastardo. Shwellow di merda. Bella mossa, che ecco, è stato quello, è andato. L'altro Pokémon dello specialista ci ha fatto, ci ha salutato. E Absol, quindi il terzo lo cambiamo con un Blaziken, così almeno abbiamo visto tutto il trio di starter all'opera. E qua utilizzeremo però una mossa lotta, che dovrebbe essere super efficace contro il tipo buio. Ok, doppio calcio, anche se non è una di quelle mosse straforti, dovrebbe andare bene, certo. E lo facciamo crepare. Ok, complimenti, hai sconfitto lo specialista. Finito, immagino che la quinta parte sia finita. Ecco, mi ha detto dalla tua faccia soddisfatta, si vede che hai vinto la sfida. Adesso torniamo a Verde Azzurropoli, vabbè, sempre solito, ormai mi sta... da quanto mi piaceva prima l'Iperbolla adesso lo sto odiando, no scherzo. Mi piace lo stesso, molto bello in 3D, ovviamente sarà molto bello da vedere, molto figo. Sicuramente. Nuovamente ci salutiamo, perfetto, ormai, però stavolta ancora vi faccio saltare il bel video. Molte avventure ti aspettano nella versione completa del gioco, dice sempre solo da trasferire. Hai completato la quinta avventura, ora puoi inviare delle curable, quindi ogni volta praticamente che finiamo questa parte continua pure a divertirti con questa versione, ok. Saranno presto disponibili nella Nintendo eShop, quindi qualcosa sarà disponibile, non ho letto bene, però mi sa contenuti aggiuntivi al gioco saranno disponibili nella, nelle shop. Si vede un pezzo di televisione qua, se alzo la... Ok, continuiamo allora, andiamo avanti con la sesta parte. Siamo sempre qua davanti, ci incontriamo di nuovo, è la sesta volta. Allora, per festeggiare questo... Ok, ci dà la curable. Ci andiamo a fare il nostro solito giro. Vedrò se un po' qualcosa è cambiato. Anche se non penso, di solito qua cambiano le cose, come abbiamo visto. I tipi in bikini strani ci sono sempre, quindi niente di che. E allora andiamo... avanti, sicuro sarà cambiato il mondo adesso, però non ce ne fottiamo e andiamo all'avventura. Oh, qualcun altro si è perso qua vicino, che bello. Sto iniziando ad odiare questo demo. Tutto uguale. Cambio di Pokémon, Latias. Ok, Pokémon si è perso. Dai, facciamo questa. Non mi stai neanche guardando, eri girata dall'altra parte, però. Boh. Vai, profumina. Uno Shroomish. Forse questo è lo Shroomish di cui parlavamo prima. Adesso magari lo trovo. Se lo potessi catturare, magari lo potrei fare anche vedere al tipo che me lo chiedeva. Vabbè, Shroomish dovrebbe essere erba, quindi un bel gelodenti dovrebbe seccarlo. E noi ci proviamo. Senza Mega Evolverci, che siamo stufati anche. Ma sì, ci Mega Evolviamo, ma chi se ne frega, che tanto. Mi correggo ogni volta, ma... Sei bello. Sto diventando una delle mie Mega Evoluzioni preferite, eh. Non perché lo posseggo, però molto figa. Non me l'aspettavo, Glalie. Mi aspetto però, come vi ho detto, Froslass adesso, almeno
una mega evo sua sarebbe, arricchirebbe un po' il gioco, diciamo. Ok, lì dietro, dietro la palma ho visto qualcosa che si muoveva. Forse era il Pokémon che si è perso. Forse. Vabbè, questo è il piccolo Pelipper che snobbiamo. Mi dispiace Pelipper, ma abbiamo altro da fare. Ok, qua c'è la tipa di prima che pensavo fosse Ortilla. Sempre quella delle gare Pokémon. Wishmore. Esatto, allora il Pokémon che si era perso prima era il Wishmore che cercava il genio. Praticamente, il genio, come si chiama, il secchione lì, lo scienziato. Ok. Ottimo lavoro, sono orgoglioso di te. È l'ora di salutarci nuovamente. Porca boia, arriviamo alla settima parte allora. Vabbè. Molte avventure ti aspetto. Ormai lo sapete a memoria peggio di me. Due facce nuove. Vediamo cosa sono le due facce nuove a sto punto. Ci portano proprio alla settima parte. Sarà, penso, divisa in 10 parti. Penso, eh. Ed eccoci qua. Ci incontriamo di nuovo, è la settima volta. Fammi vedere. Ok, quindi quando abbiamo voglia di partire. Facce nuove sono questo ciclista. Clelio, 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 Clelio. Ok. Quindi Clelio era quello che mi vendeva le biciclette, a quanto ho capito e quanto ricordo. Marinaio, scusate. Lo scienziato non lo troverò. Chi è sta faccia nuova? Se voglio far scendere la percentuale di grasso corporeo. Questo è un personaggio strano. Rudy. Ah sì, Rudy è il capopalestra. Se non ricordo bene, questa è l'altra. L'altra capopalestra. Vediamo se c'è qualcosa qui. No, non c'è un cazzo. Perfetto. Mi in giro sempre a cercare. Mi sarete annoiati quanto me, immagino, però. Pokémon è anche questo, cercare in giro le soluzioni diverse ogni volta. Ecco ancora Fiammetta qua che si fa cazzi propri, che non mi scrive. Vabbè. Vabbè, non gliene frega niente di me praticamente. Povero Orlando. Qua niente, vabbè. Snobbiamo e andiamo direttamente da. Da Rocco, giusto? Rocco. Pare si chiamasse Rocco. Non mi ricordo manco più. Vorrei che le aiutassi. Vediamo chi devo aiutare. Ed eccoci qua. Questi allenatori hanno bisogno di uno sfidante per il loro allenamento speciale. Ah, quindi un aiuto molto simpatico come sempre. Insomma, eccoci il primo. Un cattivone. La faccia sembra un bullo. Quindi giusto per dirvi. Anzi no, è una. È Matilda, una combat girl. Che ci butterà sempre il solito Ariyama. Perché ormai ho capito che cosa sono questi. Infatti Ariyama. Eccolo qui. Quindi facciamo. Togliamo subito Glalie, che è un po' debole contro Ariyama. E ci beccheremo un'altra turbinata sicuramente. Perché le mosse sono qui. Ok, infatti mi ha dato uno sberlone ma niente di che. Resiste. E mettiamo il bellissimo, favolosissimo Marston. Bestia. È ancora più bestia. Voi vi ricorderete, mi ha fatto scegliere nella prima parte lo starter e avevo scelto Marshtomp, che si è evoluto subito dopo in
in pochissimo tempo in Swampert. Adesso poi il bellissimo Mega Swampert. Allenamento speciale, mamma mia. Mi servirà proprio perdere. Sarà qualcun altro? Sarà sempre un Pelipper? No, stavolta abbiamo un Meditite. Chi non aveva ancora visto? Lotta. Stavolta no, neanche. Gelo dente via. Ecco la Combat Combatier. Via. Mi metterai un Pokémon lotta, presumo. Ancora Rian. Se mi beccherò tutti a Rian nel mondo. Ma questa volta voglio farcela con... Ma sì, con lui. Ah, io ho dato una capata in giro. Con il buon Glali. Aia. Mi ha seccato un bel po', però. Ci sta. Gelo denti. Mi fa fuori Glali, adesso lo so già. Non gli fa niente. Non è molto efficace. E stavolta mi sa che Glali ci ha lasciato. E vabbè, dai. E rimettiamo il nostro Swampert, il nostro amico Swampert. Che non si può più mega evolvere, ma qualcosa può fare sempre col tempo. Un bel idrocannone. Veloce, veloce, che dovrebbe ammazzare perlomeno. Sì. Un buon... di buona Rihanna. Perfetto. Adesso ci becchiamo un altro Meditite, tanto per cambiare. Eccolo qua. È un bello Shiny in giro, no? Shiny. Dir si voglia. Non ho visto se cambiano di livello, ma mi pare di no. Via via. Eccolo qua, Meditite. E qua stavolta... ah, non abbiamo più Ariama, finalmente. Usiamo sempre la Mega Evo di Sheptil, però con un po' di colla. E ce l'abbiamo fatta completare anche questa settima parte. No, cos'è? L'ottava? Boh, non mi ricordo neanche più. Complimenti, sconfitto tutti gli allenatori. Dovrebbe essere la settima, se ricordo bene. Ce lo dirà lui, tanto. Ok, ciao. Tranquillo, ormai non mi offendo. Vediamo cosa ci dice stavolta. La settima avventura. È arrivata un'altra faccia nuova. Perfetto. Sì, anche il telefono è contento che... vediamo questa parte e poi ci salutiamo di nuovo, perché sennò non riesco a aggiustare le tempistiche con la telecamera, che sennò mi muore ogni volta. Ed eccoci, ci incontriamo di nuovo, è l'ottava volta, grazie.
Guarda, io avrei voglia anche adesso, però. Che sono le facce nuove? Voglio vedere le facce nuove, altro che. Stavolta sono. Il ramen di Ciclamipoli. Ma forse c'è qualcuno di nuovo? Eccoti qua. Ci siamo già incontrati da qualche parte. Sì, forse qualche anno fa dietro. Tu sei il capo palestra di Tuono, che non mi ricordo. Forse, penso. Sì, mi pare proprio di lui. Mi pare che sia lui. Capo palestra di Tuono, non si può sentire il capitolo. Il capo palestra che è Pokémon Elettricità, che non mi ricordo proprio come si chiama. Magari me l'ho anche detto 2 secondi fa, ma per la voglia di giocare non me ne sono neanche accorto. Andiamo. Qualcuno si è perso ormai. È una demo un po' logorroica. Via. Buon Latias. Facci vedere che si è perso. Questo è il. Abbiamo già visto sta parte qua. Non mi ricordo dove, però l'abbiamo già visto. Dun 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 dun. Ci manda un Tropius. Bellissimo. Tropius è proprio uno dei Pokémon introdotti con questa generazione, quindi molto bello vederlo. E dato che è molto debole al freddo e al gelo, lo secchiamo così. Ed eccoci qua con il nostro amico ormai conosciutissimo Mega Glalie. Ciao ciao. Mi spiace Rosita. Sembra la gallina quella là del mulino bianco. Ho sentito un rumore. Non ho ancora sentito in giro. Uno Slakoth, perfetto. Niente di che. Nulla che ci turba. Mi sa che questa è la bambina piccola che si è persa. Però prima di finire questa parte, mi sa che ci conviene andare. Dove? Andare dall'altra parte, che magari c'è qualcun altro. E quindi ci possiamo salutare per la prossima puntata, purtroppo. Ma le esigenze richiamano questo. Questa è un'altra Rosita, proprio mia. Si chiama Viola stavolta. Cambiato nome. E ci ripropone un bello Shroomish. Ok, go. Lotta, dato che sei. Dato che ti abbiamo già fatto vedere Glalie, non ti mega evolviamo, ma ti facciamo far solo alito gelido. Dovrebbe sempre farti seccare il buon Shroomish. Infatti già ho preparata la tomba. Parra pa 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 pa. E chi sei tu? Questo profumo. Sì, questo profumo lo conosco bene. Il profumo di un'avventura stupenda. Che tipo? Questo sarà anche un NPC molto molto. Cosa c'ha? Ha tipo un soprabito sulla spalla. Figo. Prima volta che lo vediamo. E qua c'è la piccolina che si è persa. Guarda, ci inginocchiamo quasi anche per parlarle. E adesso abbiamo finito anche questa mini avventura, che è l'ottava. Perfetto, facciamo un giro lungo e largo ancora con il nostro bellissimo Ione.
Ottimo lavoro. Io ragazzi vi saluto e vi ringrazio per aver visto questa terza parte. Dovrebbe essere la terza parte. Ormai ho perso il conto di tutte queste cacchio di parti che ci sono. 8 da una parte, 3 dall'altra, 5 da... e via dicendo. E ci vediamo con il continuo ancora. Ciao ciao.